Kratos sta tornando. Dopo aver affrontato gli dei dell'antica Grecia, il fantasma di Sparta è pronto a sfidare anche le divinità della mitologia norrena. L'avventura nelle terre di Odino si preannuncia però molto diversa dalle precedenti, e non solo per la presenza di nuovi nemici e di un inedito compagno di viaggio. Scopriamo perché attraverso le 10 cose da sapere sul nuovo God of War. Non sappiamo ancora quando e perché abbia lasciato la Grecia, ma quello che è arrivato in Scandinavia non è lo stesso solitario Kratos che abbiamo lasciato nei precedenti capitoli. Certo è ancora un dio, ma stando a quanto detto dagli sviluppatori, ritroveremo un personaggio più sfaccettato e incerto, che cerca di recuperare la sua umanità attraverso il rapporto con il suo giovane compagno di viaggio, il figlio Atreus. Armi iconiche della serie, le spade del caos non saranno più l'arma principale di Kratos in God of War. Il guerriero spartano ora porta con sé uno scudo telescopico e Leviathan, un'ascia leggendaria che può essere lanciata e richiamata a piacere. L'utilizzo dell'ascia è un elemento centrale nelle dinamiche del gioco, e non solo per il ruolo nei combattimenti, ma anche perché è strettamente collegato all'esplorazione degli scenari. Anche grazie alla nuova arma, il sistema di combattimento è ora meno caotico e più strategico che in passato. I nemici hanno diverse caratteristiche e vanno affrontati sfruttando le loro debolezze. L'ascia stessa ha degli slot per equipaggiare fino a 2 rune, che permettono di accedere a poteri e stili di combattimento differenti. È poi importante utilizzare l'ambiente per tenere a bada gli avversari più pericolosi, soprattutto quando si affrontano più nemici in contemporanea. Atreus è una sorta di estensione delle abilità di Kratos e interviene nel combattimento scagliando frecce dalla distanza. Di norma agisce in automatico, ma il giocatore può decidere di fargli attaccare un nemico specifico. Non sarà però un peso o un alleato da proteggere costantemente. Infatti il bambino non può morire e se viene sconfitto abbandona solo temporaneamente il campo di battaglia. I colpi di Atreus non infliggono molti danni, ma sono fondamentali per stordire i nemici, che ora hanno un'apposita barra dedicata. Per Kratos è più facile colpire un nemico stordito e in alcuni casi può persino afferrarlo e utilizzarlo come arma. Oltre che con le frecce di Atreus, i nemici possono però essere storditi anche a suon di pugni. God of War ha un sistema di crescita basato sui punti esperienza che permette di adattare Kratos ai diversi stili di gioco attraverso il potenziamento delle abilità, delle rune dell'ascia e delle capacità di Atreus. L'utilizzo di diverse armature garantisce poi un ulteriore grado di personalizzazione, anche grazie a un sistema di crafting ancora tutto da scoprire. Kratos non può più saltare né nuotare. Ci sono però molti corsi d'acqua da attraversare e per farlo si possono sfruttare le tante barche sparse per l'ambientazione di gioco. Uno stratagemma questo che ha permesso agli sviluppatori di rallentare il ritmo dell'azione, cambiando lo stile delle interazioni e i punti di vista senza bloccare la progressione. Aumenta l'impegno richiesto ai giocatori per terminare l'avventura. Stando a quanto dichiarato dagli sviluppatori, portare a termine God of War richiederà tra le 25 e le 35 ore di gioco. God of War cambia anche il modo in cui si segue l'azione. La telecamera visuale libera è ora più vicina a Kratos per aumentare il pathos e dare maggiore impatto all'incontro con i colossali nemici. Inoltre, transizioni, scene di intermezzo e gameplay sono trattati come un unico piano sequenza, senza i classici tagli cinematografici. Questo per permettere al giocatore di rimanere immerso nel mondo di gioco. La mitologia scandinava potrebbe non essere l'ultima ambientazione di God of War. Il team di sviluppo ha infatti parlato dell'era norrena come uno dei passaggi delle avventure di Kratos che in futuro potrebbe ritrovarsi a combattere tra le piramidi egizie o persino tra quelle dei Maya.